Buone vibrazioni a tutti. Abbiamo visto nella prima parte di questo video che ognuno di noi ha la possibilità di stabilire una connessione cosciente con il proprio DNA e vediamo ora qualche esempio. Beh, ce ne sono molti che riguardano l'ipercomunicazione, ma per restare nel settore della musica ricordiamo il compositore italiano Giuseppe Tartini, che una notte sognò il demonio che sedeva al suo fianco e suonava il violino. La mattina dopo, Tartini fu in grado di scrivere lo spartito del brano esattamente come era nei suoi ricordi, nota per nota, in una memoria che neanche lui sapeva di avere. Lo intitolò per l'appunto la sonata del Trillo del Diavolo. Anche per me vale in linea di massima la medesima esperienza, che potremmo definire metafisica. Quando compongo, entro in una dimensione di frequenza che contiene le migliaia di informazioni del campo unificato. Uscendo dallo stato di coscienza che io chiamo ordinario, godo dell'opportunità di aprire dei canali della percezione e dell'intuizione attraverso i quali passano informazioni musicali utili alla composizione delle mie armonie. L'io per un po' si addormenta, lasciando spazio di azione alla voce del profondo, che si esprime in suoni, ritmi e pause. La produzione risulta perciò così connessa all'intimo sentire e sconnessa dalla mente vigile ed analitica che, conclusa la stesura, quasi non mi riconosco come il compositore di questi brani. Un esempio lo potete sentire nel video, al link che appare sempre qui sopra, dal minuto 6:34, dove suono proprio con questa modalità percettiva il flauto sciamanico. Questi esempi reali di ipercomunicazione si possono spiegare, secondo molti ricercatori, proprio attraverso l'esistenza di questi ponti energetici che si formano a livello del DNA. Sono dei veri e propri buchi neri genetici, attraverso i quali è possibile trasmettere e ricevere onde elettromagnetiche, vibrazioni, che sono prodotti dalla coscienza, sia individuale che collettiva. E lo si può fare proprio usando le forme dei suoni, dei pensieri o delle parole. Del resto, l'idea che il pensiero influisca sulla materia non è più fantascienza. Che i nostri corpi producano delle vibrazioni è risaputo, ed esse sono state anche in parte misurate. Basti pensare al dottor Fritz Albert Popp e ai biofotoni. E anche qui, a tal scopo, vi ripropongo un link di un video in cui parlo proprio dei biofotoni e dei biofononi. I ricercatori pensano che se gli uomini con piena individualità, cioè piena coscienza di sé, formassero una coscienza collettiva, avrebbero la capacità di creare, cambiare e plasmare il campo terrestre. Molte correnti, soprattutto spirituali o di ricerca esoterica, pensano che l'umanità si stia avvicinando proprio a questo nuovo tipo di consapevolezza, un vero e proprio dialogo musicale con il nostro DNA. È vero, è complesso per un solo individuo influenzare l'intero campo terrestre, ma l'impresa può riuscire se l'intenzione della coscienza è di gruppo. Ciò a cui mi riferisco non è di nuova invenzione. Per molte tribù indigene fare la danza della pioggia era una consuetudine nei momenti di siccità, e la cosa interessante è che i risultati erano garantiti. Esperimenti analoghi sono stati ripetuti dal noto scrittore e scienziato Greg Braden proprio con dei gruppi di preghiera, ma preghiera intesa come orientamento dell'attenzione verso un'unica idea, il monoideismo. Questo unitamente all'uso e alla messa in campo dell'intenzione consapevole, un termine a me veramente caro. Ma se è vero
che è complesso per un solo individuo influenzare l'intero campo terrestre, lo è molto di meno se quell'individuo decide di influenzare il proprio corpo, partendo proprio dall'essenza, dal microcosmo, cioè partendo dal proprio DNA. Riassumendo quindi, possiamo affermare che attraverso l'espansione della coscienza è possibile modificare la forza del campo energetico e il nostro stesso DNA. Ciò significa che ognuno di noi ha tutte le caratteristiche in potenza di cambiare la propria vibrazione, il proprio suono, e se lo facessimo in tanti, perlomeno da raggiungere la massa critica, potremmo rendere più armonico il suono non solo del nostro essere, ma del mondo intero. Buone vibrazioni a tutti!